Ehi la ciurma, io sono Mazzetes e questa è la mia recensione per The Curious Expedition. Ho scoperto questo gioco quasi per caso, leggendo un dossier sulla rivista The Games Machine. Se non fosse stato per quell'articolo, probabilmente mi sarei perso un bel esemplare di come roguelike, libro game e archeologia si possano mescolare con successo. The Curious Expedition, opera di Martian Manish, che ringrazio per avermi permesso di giocarlo per voi, è la storia di un'avventura lungo sei spedizioni di un gruppo di archeologi. Un Ottocento leggermente fittizio ci vedrà sfidare gli altri avventurieri tentando di ottenere più fama al termine delle sei sfide. La nostra strategia incomincia da chi scegliere come capo spedizione tra quelli disponibili. Altri verranno sbloccati per le run successive. Ognuno ha particolari abilità, un suo set di dadi e due compagni di spedizione iniziali. Potremmo prendere quello abile nel combattere le belve, oppure uno che gode del favore delle tribù locali. Ogni capo spedizione renderà più facile affrontare le spedizioni con un determinato approccio, portandoci ad uno stile di gioco ogni volta differente. Questo verrà influenzato ancora di più dai compagni, quelli iniziali e quelli che ingaggeremo durante le spedizioni. Ognuno dotato di abilità, positive ma talvolta anche negative, e di un suo set di dadi. Ogni volta, inoltre, dovremo avere l'acume di gestire a dovere l'equipaggiamento, il tempo, oltre a fare i conti con una barra della stamina che talvolta finisce troppo in fretta, costringendoci a deviare per procacciarci cibo o pernottare in un villaggio. La generazione procedurale della spedizione, unita alla casualità dei biomi tra cui potremo scegliere, fa sì che ottenere un buon risultato non sia per niente facile, richiedendo una competenza non trascurabile al giocatore. Nonostante ciò, non è frustrante da giocare sia per la possibilità di abbassare la difficoltà, sia perché il gioco, come ogni roguelike, ci sprona a ritentare con le nuove conoscenze acquisite. Personalmente, ho fatto due partite. La prima con difficoltà facile, per giungere fino alla fine ed esplorare le possibilità offerte dal gioco. La seconda con difficoltà media, dove ho messo alla prova ciò che avevo appreso. Purtroppo aborro abbastanza la grafica in pixel art, quindi dal punto di vista grafico non sono rimasto soddisfatto, ma penso si tratti di un mio limite. Sul sonoro invece non ho nulla da dire. Con i recenti aggiornamenti è anche moddabile, aggiungendo ulteriore interesse per una maggiore longevità. A questo aggiungo che, mentre era ancora in sviluppo, è stato insignito del Best Indie Game German Developer Award. Trovate The Curious Expedition per Windows, Mac e anche Linux, alla cifra di 15 euro. È consigliato soprattutto se scontato o se amanti di pixel art e roguelike. Per questa recensione è tutto. Io vi invito a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, lasciare un mi piace e un commento qui sotto. Ciao a tutti!